a tutte! Ed eccoci con un video tag in cui mi ha taggato Pamela Juicy Makeup, che saluto e ringrazio per le parole carine che mi ha detto appunto nel suo video. Allora, è il TMA tag, che appunto vuol dire too much information, nel senso conosciamoci un po' meglio, insomma, più informazioni su di me. Partiamo subito, c'è una mia carissima amica che mi farà le domande. Via! Che cosa indossi in questo momento? Indosso un maglioncino di OVS, comprato l'anno scorso, quindi adesso sa che non c'è più. E questo qua con tutti queste perline che fanno appunto la luce. E poi niente, la collana che è di Bijou Brigitte, è il mio adoratissimo Casio. E sotto i jeans. Sei mai stata innamorata? Sì, ma mai come ora. Hai mai avuto una bruttissima rottura? Bruttissima no. Quanto sei alta? 1,74. Quanto pesi? Oscillo tra i 60, 61 e 62? Dipende dal periodo. Hai tatuaggi? Sì, due. Uno sulla spalla sinistra e l'altro sulla, come si chiama questa clavicola? Hai piercing? Sì. Diciamo che adesso mi è rimasto solo questo al naso perché comunque avevo quello appunto ne avevo uno appunto qua sull'orecchio sinistro e poi ne avevo quattro qui e tre qui. Però diciamo che li ho tolti tutti, mi è rimasto solamente quello al naso come piercing, e poi ce ne ho i soliti, cioè i due buchi all'orecchio e uno. Telefilm preferito? Attualmente il Grande Fratello, non sto guardando molto la TV, quindi cioè, sto seguendo giornalmente il GF, soprattutto perché c'è Mia e quindi Gnappetta, e quindi sto seguendo giornalmente quello. OTP. Allora, la mia coppia preferita appunto nella finzione, quindi nei film, nel film non so se l'avete visto, Hitch. Mi piace il rapporto che appunto come si sono conosciuti, insomma, il flirt iniziale di Will Smith e Eva Mendes, quindi quel genere di storia là proprio mi appassiona, mi invoglia a guardare un film quando soprattutto inizia in quel modo la relazione. Non so se non l'avete visto, andatelo a vedere perché è bellissimo. C'è qualcosa che ti manca? Niente. Canzone preferita? In questo periodo la canzone Happy. Quanti anni hai? 24, compiuti ad ottobre. Segno zodiacale? La bilancina. Cosa cerchi in un partner? Allora, diciamo che vabbè, adesso non cerco niente perché in realtà il mio uomo è come appunto ce l'ho, l'ho sempre desiderato. La maturità, la sincerità, la determinazione, deve essere un uomo di polso, nel senso che comunque deve avere, insomma, quelle che si chiamano. Quindi sì, la maturità è alla base di tutto, perché penso che sia la prima cosa, intelligenza e maturità. La tua massima preferita? Una delle frasi che appunto ho letto girando su internet è wish it, dream it, do it. Appunto vuol dire desiderare, sognare, desiderare e farlo. Quindi sognare una cosa, desiderare una cosa e poi appunto arrivare all'obiettivo, quindi realizzare una cosa che tu vuoi tanto. Questa diciamo che è la mia frase, infatti l'ho scritta anche qua, si legge solo su Do It, però l'ho scritta anche sulla parete. Il tuo attore preferito? Attore maschile è Will Smith. Leonardo DiCaprio è bravissimo. Loro due sono il top. E invece come attrici, Anne Hathaway mi piace tantissimo e Mila Jovovich. Il tuo colore preferito? In realtà ce ne sono tantissimi, cioè io vado a periodi, nel senso quando appunto sta per arrivare la primavera, come in questo periodo, adoro tantissimo i colori pastello, come il colore che ho adesso sulle unghie, cioè questo colore Tiffany è troppo bello, questo poi il corallo. Poi invece d'inverno io sono più sul marrone, sui colori un pochino più. Poi vabbè, il fucsia mi piace, vedete le pareti fucsia. Ok, sì, il fucsia sì, però il fucsia come colore non lo indosserei mai,
mi piace solamente per l'arredamento, arredare la stanza e cose del genere, però indosso non... no. Dove vai quando sei triste? Con Kira. Lunghe passeggiate con la mia cagnolina. Quanto ci metti a fare la doccia? Ma dipende, cioè quando penso passano anche tipo pezzi di mezz'ora, tre quarti d'ora e neanche me ne rendo conto. Oppure vabbè, quando è una cosa veloce, un quarto d'ora massimo. Sei mai finita in una rissa? No. Il motivo per il quale ti sei messa su YouTube? Così, tanto per provare, perché i primi video che guardavo erano quelli di Clio, e quando guardavo Clio, nel senso lei faceva solo tutorial, la guardavo, cioè il trucco è sempre stata una delle mie passioni più grandi, quindi la guardavo proprio così, però non avevo minimamente la voglia di mettermi a fare video io. Poi un bel giorno nel 2012, quindi a dicembre 2012, ho postato il mio primo video così. Ho iniziato appunto ad aprire il blog e poi ho iniziato con un video non parlato, muto, e dopo mi sono presa il coraggio e ho iniziato a fare video parlati. Paure? Paure, fobie, quelle degli insetti. Paure, nessuna in particolare. L'ultima cosa che ti ha fatto piangere? L'ultima volta che hai detto ti amo? Un'ora fa? Il significato del tuo nome su YouTube. Inizialmente il mio nome non era, come lo vedo adesso, Elena Mood. Praticamente il nome avrebbe dovuto essere Elena's Mood, nel senso che appunto vuol dire lo stato d'animo di Elena, l'umore di Elena. Solo che poi non mi piaceva come stava Elena's Mood senza apostrofo, e quindi ho cambiato, ho scritto Elena Mood, che ora come ora non vuol dire proprio niente. L'ultima persona con cui hai parlato? Mia cugina, proprio 5 minuti fa. Cibo preferito? Le cose fatte in casa, cioè io amo tutte le cose fatte in casa, a partire dalla pasta fatta in casa, dalla pizza fatta in casa, tutto. Proprio roba sostanziosa. Un posto che vorresti visitare? Ce ne sarebbero 3 milioni, però al primo posto, primo è il Giappone. È troppo bello, cioè è un mio sogno, uno dei miei sogni più grandi, Giappone. Poi vorrei tanto vedere Parigi, l'Inghilterra, quindi vorrei vedere Londra. Poi vorrei vedere tantissimo Los Angeles, quindi tornare in America sarebbe troppo bello. Hai una cotta in questo momento? Più che cotta direi amore. L'ultima volta che hai baciato qualcuno? Ieri. L'ultima volta che ti hanno insultato? Che io sappia, non ultimamente. Cioè, che io sappia, non lo so. L'ultimo posto in cui sei stata? Al lavoro. Gusto di caramella preferito? Limone. Io amo tutti i gusti aspri, quelli non troppo dolci. Il limone è tra i miei gusti preferiti, sia che sia di caramelle, che sia il tè al limone, che sia qualsiasi cosa al limone. Pezzo di gioielleria preferito? Collane gigantesche e anelli super enormi che ti prendono tutto il dito. L'ultima canzone che hai cantato? È quella di Shakira, la nuova canzone di Shakira, che adesso, cioè proprio 5 minuti fa la stavo cantando e adesso non mi ricordo più come fa. L'ultima volta che sei uscita con qualcuno? Che sono uscita con qualcuno ieri con il mio ragazzo. Chi dovrà rispondere a queste domande dopo di te? Allora, mi piacerebbe tantissimo vedere questo video da parte di Marta, Sweet and Beauty 1990. Poi Nadia Tempest, e mi piacerebbe pure vedere tantissimo il suo. Julia Watson, mi piace tantissimo anche lei come ragazza. Marisa Style, che questa ragazza è bravissima con i video, con il montaggio dei video, cioè proprio complimentoni a lei. Poi una ragazza, Valentina, su YouTube, mi sembra che si chiama 100 vetrine, la saluto e appunto spero di vedere anche il tuo. E infine un'altra ragazza bellissima, io amo tantissimo i capelli di questa ragazza, Martina Sacco. E niente, tutto qua, queste sono i miei tag, spero di non essermi dimenticata nessuno. E niente, io vi mando un bacione e alla prossima, ciao! Sì, vabbè, però, cazzo, c'è questa, no?
cazzo ti serve se non la uccidi? Anche non metterla. White, tutto bianco, scarpe bianche, vestito bianco, diciamo che comunque con il bianco poi si può spezzare con gli accessori, quindi magari, non lo so, oro, accessori argento, devo dire che il bianco accostato all'oro mi piace tantissimo.